Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Come vi avevo promesso, ecco qua la webcam. Siete arrivati a 1500 like nell'ultimo video di questa carriera ed eccovi qua la webcam. Fischia ragazzi, oh, questo sarà un problema. Sarà un grosso problema. Oh! Oh! Ah! 6-2 per loro. Provo ad andare con cattiveria. E mi prendo anche il fallo. E il canestro! Erano in 4 a marcarmi. Porca miseria. Ma pensa a te, oh. Toh. Dai. Niente ragazzi, qui sembra che ci sia una grandissima voglia da parte della CPU di farmi arrivare a gara 7. Ed è una cosa che io non posso tollerare. Sbam. Bravissimi. Reddick da solo. E non sbaglia. 16-13. Niente, Kevin Durant è inarrestabile in questo gioco. È veramente qualcosa di incredibile. Soprattutto alle difficoltà più alte è veramente qualcosa di indecente. Ehi, Reddick. È il tuo tiro questo. Anzi, siamo andati in pareggio però. Oh. Dai! 21-20. Sbam. C'è cascato! Miracle Man. Vuole vincere. E già potrebbe piazzare 10 punti in un solo quarto. Potrebbe essere importante. Potrebbe essere importante anche perché c'è voglia di superare determinati record. E siamo 23-20. Paul. Paul, aspetta, aspettatemi! No! Vieni, vieni. Così! Toh! Mi raccomando, fai le cazzate come tu soldi. Splash! Dai! Ho detto splash prima che entrasse il tiro. A cosa stiamo giocando, per favore? Che gioco è? Ah! E non sbaglia. Dai. Ma quanti assist ho fatto? In un tempo e mezzo. 6, buono. 14 punti, 3 rimbalzi, 6 assist. Riusciamo anche a recuperare. Vai Miracle, non ti fermare, non ti fermare. Boom, shakalaka. Sbam. E allora? Ho la sensazione che voglia fare tutto da solo. E ci proverà anche, ma sbaglierà. Va bene. Per Paul che non mi caga. Paul. Oh, dai, 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 rimaniamo in partita. Bravo, KD, bravo. Bella. Bella scelta di tiro di merda. Ehi, ma non è possibile! Ma che cos'è fatto apposta? Non lo, tu non la perdi la palla, tu non la perdi. Guarda, hai fatto la giravolta e non l'hai persa, come mai? Ma dai, ma per favore, dai, ma fammi il piacere, cioè... Non è possibile, ogni volta che io faccio un balleggio, un movimento, la perdo, la fanno loro un cacchio, anche se sono marcati da 2 o 3 persone. Vieni, fammela perdere anche adesso, va? Vabbè, bravo. Vedete? Io non l'avevo passata lì. 82-75. Buttata via una partita con 18 palle perse da parte mia nel finale. Top. Ma non servirà a niente. Oh, ma non era male sto giro palle. Qua come al solito Westbrook diventa fortissimo fisicamente e riesce a fermarmi. Oh, c'è cascato. Top. Perfetto. Ma che cazzo?
Sì, doppia stoppata. Doppia stoppata. Va bene. Oh, finalmente, to. To, là. Pensa a te, tripla doppia, ma non serve un cacchio. È incredibile, ragazzi, ad ogni dribbling una palla persa. Sembra fatta apposta, porca miseria. Questo perché si è liberato, tutto un tratto è rimasto da solo. Così. Bene, ragazzi, dai, finita così, bellissima. Ibaka, come al solito, non sbaglia un canestro. Invece l'ha sbagliato. Miracle, fallo da dietro, attenzione. Importantissimo. E niente, ragazzi, sconfitta e mi fanno pure uscire. È giusto così. Gambe dentro la panchina come al solito. Che dire, ragazzi, mi aspettavo sicuramente una partita migliore. E fa veramente impressione quanto loro sbaglino poco il tiro a canestro. Guardate lì, 7 palle perse, tutte 7 su dribbling. No, un paio su passaggio. Però un paio ci possono anche stare in una partita 2 palle perse, ma 7 pesante. Abbiamo perso per colpa mia, perché faccio sempre un dribbling di troppo e questo mi fa perdere palla. Qualsiasi modo mi giro, perdo palla. Quindi è anche inutile adesso star qui a parlare troppo di questa partita. È andata così, mi aspettavo sicuramente di più. Vedremo come andrà a finire la prossima, ma boh, non lo so. Sembra, tante volte sembra la partita indirizzata sin dall'inizio. E ho lottato fino alla fine, 29 punti, 10 rimbalzi, 10 assist. Oh, capita anche questo, dai, ragazzi. E gara 7, ragazzi, è stata veramente una partita bruttissima. Abbiamo fatto veramente schifo in tutto per tutto, nonostante 26 punti, come potete vedere, 6 rimbalzi e 5 assist. Però ho dovuto rischiare parecchio, soprattutto nelle triple, e ho sbagliato veramente tanto. È stata una partita veramente difficile. Sapevo della difficoltà di questa serie, anche perché Oklahoma, ragazzi, in questo momento è la squadra più forte del gioco, perché anche in attacco è al primo posto. Mi sembra che, guardando i tre cerchi delle tre classifiche che vengono fuori sotto ogni squadra, per appunto cercare di far capire il livello, per appunto far vedere il livello della squadra, credo che abbiano primo, cioè prima, quinta e terza. Quindi praticamente, ragazzi, credo che siano la squadra più forte del gioco. E con l'acquisto di DeAndre Jordan, veramente qualcosa di strepitoso per loro. E vedremo un po' la prossima stagione cosa succederà, dai, con il 2K17, perché questo gioco qui ormai, questo era l'ultimo video e un po' mi dispiace di averlo finito così, però come potete vedere è andata così. Tifosi arrabbiatissimi, un bel po' di buu e cacchi vari. È andata così, però mi sono divertito molto quest'anno, non posso assolutamente dire niente. Adesso vi farò vedere la parte dove spiega appunto chi ha vinto questa stagione e contro chi. Quindi vedremo anche appunto l'albo d'oro, diciamo, chi ha vinto quest'anno. E quindi, ragazzi, ecco qui come è andata a finire. Cioè praticamente hanno vinto di nuovo, per il secondo anno di fila, gli Oklahoma City Thunder, per un bel 4-2 contro i Cleveland Cavaliers, uguale, identico alla stagione precedente. Tante volte mi viene da pensare che, non lo so, forse è come se dovesse andare così, doveva andare così, ma comunque guardate che i Thunder sono fortissimi. Con l'arrivo di DeAndre Jordan hanno creato veramente una squadra molto forte. Westbrook, Durant, Jordan, è veramente qualcosa di clamoroso. Quindi è anche giusto che siano arrivati loro in finale, ed è anche giusto che probabilmente lo abbiano vinto il campionato NBA.
Comunque ragazzi, mi dispiace un casino, però questa stagione sul 2K16 finisce così con una sconfitta, un'altra sconfitta, perché anche con le squadre precedenti, con i Portland e i Lakers, non è andata benissimo. Però il giocatore mi è piaciuto veramente tanto, quest'anno era molto carismatico, molto forte fisicamente. Spero veramente che anche il personaggio del 2K17, che come sapete tutti ragazzi ho creato il playmaker, sarà un giocatore interessante e soprattutto che ci si potrà affezionare col tempo. Questo video finisce qui e ci vediamo a questo punto con la prossima carriera su NBA 2K17. Grazie a tutti per il supporto per questa carriera, grazie veramente a tutti per questo anno veramente incredibile con la carriera di questa ala piccola, e ci vediamo nel prossimo video sul mio canale. Bella!